Mini riassuntino. Stiamo cercando di capire in che cosa consiste il rito della discesa per far arrivare la Regina Bianca, che niente poco di meno che reina. A quanto pare, insomma, il qui presente Hiro Kassan deve fare cose con la Regina Nera per far arrivare la Regina Bianca, farla ingelosire e farla unire a loro. Ovviamente Natsumi non è d'accordo. Le parole di Natsumi-san sembrano pungerlo molto forte, pungerlo sul vivo. Comunque Karuga, fai qualcosa da solo riguardo a tutta sta faccenda. Sconfiggi Karuga e ferma il rito, capito? Se non riuscirai, distruggerò il tuo cervello. Nel mondo reale, ovviamente. C'è una luce sinistra nei suoi occhi. Ed è difficile capire se stia scherzando. Ok, capito. Hiroka-san annuisce. Ehi, Yuno, ma che cos'è quel tu sai cosa? Non l'ho capito neanche dopo che l'ha spiegato Sekai. Non lo so nemmeno io. Dopo aver pensato per un po', Yuno-san fa un sorriso. Ma tutto quello che so è che Hiroka-san è un essere umano senza speranza. Sì, la cosa ha senso. E tutti e due arrivano a questa conclusione. Una conclusione che non può essere negata, ad essere onesti. Allora mi sa che dobbiamo cercare Karuga. Ha detto qualcosa riguardo a un castello dell'harem, giusto? Quindi un posto del genere deve esistere qui nel mondo virtuale. Gli unici posti che somigliano a dei castelli sono il Sensoji e il Kaminarimon, ma sono troppo giapponesi, forse quindi si riferisce a Rox? Dico il nome del grosso centro commerciale. Ah, io conosco un posto che somiglia davvero a un castello, deve essere quello. Hiroka-san lo dice con una certezza assoluta. È un po' zuccona, quindi potrebbe essere fuori strada, ma... Non serve a nulla andarsene in giro a cercare senza meta, quindi proviamo il posto che dice Yuno per prima cosa. Ha ragione. Scegliamo di seguire l'intuizione di Yuno. Va bene ragazzi, seguitemi, è davvero vicino. E tutti la seguiamo. So che ha detto che il posto era vicino, ma... lo era davvero. Ci ha portati dritti dritti alla base di J7. Ta-da! Questo è il posto. E punta il dito con orgoglio verso... il posto che c'è dalla parte opposta dell'ufficio, l'hotel Sting. È un love hotel di colore rosa che attira davvero l'attenzione. Capisco. Questo posto si merita davvero il titolo di Castello dell'Harem. Come ho fatto a non pensarci? Hori-san annuisce. Oh, è veramente luminoso e castelloso ed è stato sotto i nostri nasi. Infatti la corregge perché è nasi e non.
Ah, ok. Praticamente lei aveva detto sotto le nostre pompa da giardino, maniche tanto incendio, calze, insomma vuol dire un sacco di robe. Vabbè, comunque ha sbagliato le parole e lei l'ha corretta sotto i nostri nasi. Ottimo, in te ho una ものなのだ。Oh, uguale. Teshika, Regikun, tu cosa ne dici? Io penso che questo possa essere veramente il posto. Yuno-san, Aska. Ciao, buongiorno Iris. Chiede la mia opinione. È un posto dall'aria bellissima e la parola castello si adatta abbastanza bene. Oltretutto, considerato il contenuto del rito, cose zozze tra Ikaruga e la regina Nera Natsumi, direi che un love hotel ci sta perfettamente. そうですね。なんだかここで正解なような気がしてきました。Sento che potresti avere ragione. でしょでしょ。Lo so, giusto? Yuno-san fa un'espressione じfelice. ゃあ早速突入しちゃおうよ。ユウの前から入ってみたかったんだよね。Ok, entriamo, ho sempre voluto andare a dare una sbirciatina. All'improvviso prende la mia mano e mi trascina dentro il love hotel. Yuno-san, sei così coraggiosa. Ho bisogno di un momento per prepararmi. Ovviamente stiamo entrando per cercare Ikaruga, non c'è nulla di indecente a riguardo. E anche così non posso fare a meno di imbarazzarmi, intendo solo un ragazzo. No. Non posso permetterlo. Oh là là. Asano-san e Natsumi-san si piazzano entrambe davanti a noi. Perché? Non possiamo cercare Ikaruga-san se non entriamo, giusto? そんなこと分かってるわ。でも、ダメなもんはダメなのよ。Lo so, ma no significa no? 組み合わせの問題っていうか、絵的にダメっていうか、とにかく言うの、あなたはその手を離しなさい。C'è un problema con le coppie. L'immagine è solo. E comunque, lascia la sua mano. そうよ、言うの。さっさと離して。中へ入るなら、私が一緒に行くから。Sì, Yuno, lasciala. Sarò io ad andare con lui. デージなんて、オワリかイルカとでも手をつないで入ればいいのよ。Per quanto mi importa, Reggie può tenere la mano di Owari o Iruka, non mi importa. In realtà questo crea un'immagine ancora peggiore. E non c'è bisogno di tenersi per mano, per prima cosa. Mentre penso tra me e me, le due si avvicinano improvvisamente. Si apre la porta dell'ufficio di J7 e esce fuori qualcuno di inaspettato. Oh, state zitti, non posso farmi un pisolino con tutto questo casino. No, è la finta Tania. Cosa ci fai qui? È una delle sorelle dell'harem. Tatina. E salta dalla sorpresa. Sbaglia la stessa parola. Come avete fatto a trovare l'Arem Castle? Non avreste mai dovuto trovarlo. Era nascosto perfettamente sotto i vostri nasi. Come ci si aspetta da una ragazza basata su Tatiana, sbaglia le stesse cose. In realtà è sotto le vostre pose. どっちも似たようなものなのだ。Oh, stessa cosa. Sì, entrambe stanno つまり、ジャッジメントセブンの基地こそが、イカルガのハーレムキャッスルだったということかい？まさしく、東大元暮らしだね。sbagliando. Quindi il castello dell'Harem di Ikaruga in realtà è la base di Judgment 7. Era davvero sotto i nostri nasi, eh? No, direi che era il nostro stesso naso. バレてしまったら仕方ないのだ。そうだ、こここそがイカルガお兄ちゃんの居城、ハーレムNo, mi sa che non posso più nasconderlo. Sì, questo è il
il castello del fratellone Ikaruga, anzi la fortezza del fratellone Ikaruga, il castello Harem. Tatina rinuncia e urla. Ma non pensate di poter entrare e poter arrivare a Ikaruga, a fratellone Ikaruga, così facilmente? Non potete salire a meno che voi sconfiggiate le sorelle Harem che stanno a fare la guardia ad ogni piano. Ma cos'è questa sceneggiatura da shonen manga? Vogliamo solo cercare Cirei, perché le cose devono essere così complicate? Natsumi-san sospira. Ma sembra interessante, come un gioco. Nino-san però è eccitata all'idea. La prima guardiana sono io, Tatiana. Se volete salire al secondo piano, dovete sconfiggermi. Però non penso che possiate. E con entusiasmo gonfia il petto. Allora faremo proprio quello, penso. Dobbiamo solo darti un calcio in culo, giusto? Mi piace la cosa, è semplice. Asano-san fa scoccare le nocche e Tatiana comincia a tremare in maniera incontrollata. Perché? Ho sentito dire che nessuno sarebbe stato violento nei confronti di una ragazzina come me. E pensavo di essere al sicuro. È per questo che sono diventata la guardiana del primo piano. Pensavo che non sarebbe andata così. Oh, scusa per aver tradito le tue aspettative, credo. Beh, ma io sono fatta così e mi sa che sei stata solo sfortunata. Sono spaventata. Tatiana sta tremando così tanto che quasi piange. So che è il nemico e tutto quanto, ma mi sento male per lei. Asano no panchi wa itai zo. I pugni di Asano faranno molto male. Mi sa che te la farai addosso. Tatiana si unisce e rende le cose ancora peggiori. Non me la voglio fare sotto. Allora a quel punto il fratello Ikaruga mi odierà. E inizia a piangere sguaiatamente. All'improvviso qualcuno si mette tra Asano-san e Tatiana. Eruka-san. E guarda Asano-san mettendosi in posa. Ma te, Asano. Ferma ora, Asano. Asano-janai! Non sono Asano. E il suo pugno lo scaraventa via. Ryuka-san rotola sull'asfalto e la sua rotondità lo aiuta molto. Però recupera abbastanza velocemente e poi inizia a parlare come se non le avesse fatto per nulla male. Questa è una battaglia tra me e Ikaruga e i nostri harem. Colui con l'harem migliore è quello che vince. Una cosa brutale come prendersi a pugni non va bene per una battaglia del genere. Ah? O tagai no harem te? Anta nani?
no? Ah? I nostri harem? Di che cosa stai parlando? Kono tatakai de tamesare no wa otakai no harem no oe no chusei kei soshite nani yori ai. Questa battaglia mette a dura prova la lealtà, il rispetto e, ancora più importante, l'amore dei membri di questo harem per il loro re. Sorera o eta mono koso shihaisha ni fusashii sonzai. Shiroki kun Reina mo sonna shin no shihaisha no mai ni arawareru de aro. Colui che ha queste cose è colui degno di governare. E la regina bianca si mostrerà solamente davanti al vero governatore. Io devo diventare il re dell'harem. E si mette in posa. Tutti lo guardiamo con un'espressione vacua. Iruka-san, sumimasen. Iruka-san, scusa, ma non ti sto seguendo. Tatiana è scioccata. Intendi far iniziare la guerra sacra dell'harem? È così. Iruka-san annuisce. Quanto sei incauto. Tatiana sta tremando. Sembra che Iruka-san abbia appena menzionato qualcosa che solo lei, che solo lui e i suoi personaggi possono sapere. Lasciamo perdere l'idea di capire che cosa sta succedendo e ce ne stiamo a guardare che cosa accadrà. Demo, Ikaruga-onii-chan ga sore o ukeru ka dou ka wa karanai no da. Ma non so se il fratello Ikaruga accetterà. Ia, yatsu nara ba ukeru. Magari nari ni mo wagahai ga souzou shita otoko nano da kara na. Certo che accetterà. Nonostante tutto è una mia creazione. Guarda il tetto dell'ufficio e dichiara: Iruka nigo shien no Ikaruga ni taishi harem sensen no kaisai o moshikomu. Io, Iruka numero 2, sfido il re della fiamma viola in questa guerra sacra dell'harem. Un momento di silenzio e poi. Interessante, io accetto. La voce di Karuga riecheggia intorno a noi. Fratellone Ikaruga ha accettato, quindi andrò in stand-by come guardiana del primo piano. Vi aspetterò nella lounge. E Tatiana corre velocemente dentro l'ufficio. Non penso di capire, ma sembra che stia iniziando questa guerra santa dell'harem. Harem Sensen to wa sorezore no harem ni shosoku suru sister tachi nioru ou no dairi sensou no youna mono da. La guerra santa dell'harem è una guerra dove le sorelle di ogni harem combattono per rappresentare il proprio padrone. Sorezore no harem wo to otakai no harem sisters ga team to nari hitori zutsu taiketsu shite iku kessen hoshiki to natte iru. Ogni re dell'harem e le sue sorelle dell'harem diventano una squadra e combattono l'altra squadra in battaglie uno contro uno. Iruka-san spiega. Hai! Iruka-san mi shitsumon da yo! Otagai no harem sisters te yuu kedo, Iruka-san ni wa sonna hito tachi iru no? Ho una domanda. Hai menzionato le sorelle dell'harem. Ne hai? Anche io mi stavo chiedendo la stessa cosa. Qual è il suo piano? Nani o? Koko ni iru de wa nai ka? Wagahai, Iruka harem no sisters ga. Che cosa intendi? Le sorelle dell'harem di Iruka sono proprio qui? E indica ognuna delle ragazze. Ha? Ha?
mia. Non nota minimamente le espressioni insoddisfatte e continua a parlare. Va bene, mie amate sorelle dell'Harem. Andate a vincere questa guerra santa per me. Non essere presuntuoso, maiale. Sì, da quando in qua siamo parte del tuo harem? Ad essere onesta non piace nemmeno a me. Preferirei mangiare la pupù e poi morire piuttosto che unirmi al tuo harem, qualunque cosa esso sia. Le ragazze, per lo più Natsumi-san e Asano-san, lo schiaffeggiano. Hanno tutto il diritto di farlo, non posso davvero coprirlo in questo caso. Ma, okani Lena o sagasu ate ga aru wake demo nashi. Toriaezu wa kono harem sensen o okonau shika nai you da ne. Ma non sembra che abbiamo opzioni migliori per cercare Reina, quindi direi che dovremmo semplicemente partecipare in questa guerra santa dell'harem. Ore-san lo dice così, tranquillamente. Sore ni boya boya shite itara Ikaruga to Kuro no Queen nioru kōrin no gishiki ga okonawarete shimau wake da shi. Sore mo ii ne. Oltretutto, se sprechiamo troppo tempo, Ikaruga e la Regina Nera potrebbero iniziare il rito della discesa. Anche se sarebbe bene anche in quel modo. Jōdan janai wa. No, 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 no. L'espressione di Natsumi-san cambia. Ii wa yo. Harem sensen demo nan demo yatte yaru wa. Va bene, starò al gioco. Dovremmo fare qualsiasi cosa per fermare il rito. Andiamo. Natsumi-san si mette in testa e cammina dentro l'ufficio. Oh, Natsumi-sensei, yaruki de wa nai ka. Sore de koso wagahai no harem sisters no ichin. Oh, sei molto motivata, Natsumi-sensei. Non mi sarei aspettato nulla di meno da una delle mie sorelle dell'harem. Iruka, smetti di parlare. Iruka-san fa troppo lo sbruffone e quindi Asana-san lo prende a pugni violentemente. Quando imparerà? Seguiamo tutti quanti Natsumi-san ed entriamo nell'ufficio. Questo è l'inizio della battaglia tra gli harem di Iruka-san e di Ikaruga. Ah, però. Entriamo nella lounge e veniamo accolti dal primo guardiano, Tatiana. Non so se il castello harem dovrebbe essere così, ma è tutto stranamente rosa. Consideriamo l'idea di ignorare la guardiana e di salire direttamente al secondo piano. Ma quando ci ha provato Asano-san, si è ritrovata con un muro invisibile che bloccava la strada, rendendo chiaro che ci saremmo dovuti prendere cura della guardiana. Benvenuti, io, Tatiana, sono il primo guardiano del castello Harem. Si presenta come se non ci fossimo appena incontrati qua fuori. Va bene, iniziamo la prima battaglia della guerra santa dell'harem. Quale sorella dell'harem combatterà contro di me? Tatiana, ovviamente. Vai, arma più piccola dell'harem di Iruka. Non chiamarmi così. Sembra una bambina in quel modo. Anche se arrabbiata, si mette in prima linea. Un momento più tardi, fa un'espressione complessa. Ma non mi piace questa cosa.
Odio combattere e non so nemmeno come farlo. Anshin suru ga yoi tachianai yo. Harem sensei ni wa bukotsu na nagurii nado muyou to itta ro. Non ti preoccupare, Tatiana, come ho detto. La guerra santa dell'harem non si svolge a pugni. Daiichi no tatakai wa waga ou ni sasageru aikotoba de aru. La prima battaglia si chiama Parole d'amore per il mio re. Il Kassan fa del suo meglio per far sembrare la cosa figa. Aikotoba? Nanda sore wa? Parole d'amore? Cosa? Kore wa otakai no haremu o homekorosu tatakai. Sa, zonbun ni iiau ga yoi. Questa è una battaglia dove tu incessantemente dovrai fare dei complimenti al re del tuo harem. E dai, fate fluire le parole. Ah, quindi si tratta di dire belle cose del proprio padrone. Ma allora inizierò io. Il fratellone Ikaruga è figo. Tatiana comincia ad attaccare. Tatiana, umai no banda so. Hayaku waga hai no koto o kataru no da. Tatiana, è il tuo turno. Parla di me. Yoku wakaranai kedo. Tonikaku, iruka no koto o ieba ii no da na? Non lo capisco, però devo solo parlare di te, giusto? Tatiana urla in una voce che è come quella di Tatiana, l'altra. Tatiana. Iruka fa schifo. La battaglia continua. Ikaruga onii-chan wa yasashii no da. Il fratellone Ikaruga è carino. Iruka wa sonzai ga kanashii no da. L'esistenza di Iruka è triste. Ikaruga onii-chan wa amai kawari ga suru no da. Il fratellone Ikaruga ha un odore dolce. Iruka wa suppai niyoi ga suru no da. Ikaruga ha un odore acido. Ikaruga onii-chan wa motemote nano da. Fratello Ikaruga è molto popolare. Iruka wa karada ga botebote nano da. Il corpo di Iruka è davvero grasso. Anche se la battaglia sta andando liscia, Tatiana non sembra capire che cosa significhi la parola complimento. Sta dicendo solamente brutte parole riguardo a lui. Sonzai ga kanashii. Suppai niyoi. Tra l'altro, poverino, lui usa tutti i prodotti a base di profumi floreali quando si lava. Vabbè. Schifoso, esistenza triste, odore acido, grasso. Iruka-san sta soffrendo per tutte quelle parole. Questa potrebbe essere una battaglia difficile. Hai quello che ti meriti? Sono d'accordo. Asano-san e Natsumi-san parlano con freddezza. Ehi, ma che senso ha continuare questa battaglia? E se tutto questo danneggiamento emotivo farà in modo che Iruka-san non recuperi più? Non è meglio finirla qui? Considero questa cosa seriamente e poi Tatiana continua la battaglia. Ikaruga onii-chan wa me ga kirei nano da. Gli occhi del fratellone Ikaruga sono belli. Iruka wa. Quelli di Iruka. Tatiana pensa per un momento e poi si illumina. Iruka wa me ga kawaii no da. Gli occhi di Iruka sono carini. Tachibana. Omae. Agai no me. Sono. Tatiana, quello è ciò che pensi dei miei occhi? Rimuove i suoi occhiali, esponendo i suoi occhi umidi. Poverino, guardalo. Quindi è così senza occhiali. Aveva ragione, i suoi occhi in realtà sono carini. È una cosa che non ti aspetteresti mai, dalla sua aura un po' schifosa e dal suo corpo grasso. Nani, Iruka, anta te ba sonna me o shite ta wa ke? Cosa? Ah, quindi i tuoi occhi sono così. Wa! Iruka
Wow, Iruka-san, i tuoi occhi sono così carini. Usso yo. Kono nikubuta no me ga konna ni airashii nante. Come fa un maiale come te ad avere degli occhi così adorabili? Su questo momento di complimenti per il povero Iruka, ci fermiamo. La prossima volta vediamo come procede sta battaglia di harem. Wow.